Buongiorno. No, buongiorno. Fa molto caldo, vero? Prego, si serva pure. Grazie. Stia attento però, devo avvisarla che uno di questi bicchieri contiene del veleno. In che senso? Veleno, così come l'etimologia del termine lo definisce, in colore, in odore, in sapore, potenzialmente mortale. Un solo sorso porrebbe fine alla sua vita così come la conosce. Perché? Perché è del veleno, gliel'ho appena spiegato. No, perché c'è del veleno qui. Non Perché funziona così? Come, credo che berrò allora. con questo caldo? Se mi dice che potrei morire. No, andiamo, è solo uno su tutti i bicchieri, la possibilità è bassissima. Non mi dica che non le piace l'acqua. Certo che mi piace l'acqua, a chi non piace? Allora beva. Lo vede com'è sudato? Non sente la gola che si fa secca, la lingua felpata, ma non ha sete. Certo che ho Da sete. quello che ci insegnano, bere è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Senta, non voglio bere del veleno. Fa molto caldo e lei ha molta Non mi sete. interessa. Non mi dica che ha paura dei bicchieri. Ovvio che E no. allora beva. No! Sono sicuro che lei sia in grado di definire quale sia il bicchiere col veleno. Guardi bene, ce la può fare. Osservi bene, ci può arrivare. Beva. Cominci a bere, poi prenderà provvedimenti. Beva. Provi No. con un altro bicchiere. Beva. Incominciamo. Andiamo, non Sì, sia prevenuto. Non tutti i bicchieri contengono del veleno. Beva. Che cosa le hanno fatto questi bicchieri? Provi con un bicchiere, poi prenderemo provvedimenti. Beva. Solo uno di questi Incominciamo. bicchieri contiene del Ho veleno. detto no! Su via. Lei non ha con sé un antidoto? No. Ogni cittadino responsabile dovrebbe averne con sé uno. Per quale motivo ne è sprovvisto? Io non l'ho mai avuto. Chi mai si aspetterebbe di trovarsi davanti a del veleno? Tutti. Solo uno sciocco non se l'aspetterebbe. E allora sarò uno sciocco. Ma non uno sciocco morto. Pensa davvero di resistere a lungo con questo caldo? Resisterò. Ah, non le ho detto la cosa più importante, vede, il veleno è in piccole quantità, anche nei bicchieri vicini. E più passa il tempo, più il veleno si diffonde. Certo, non sarà ugualmente letale, ma potrebbe comunque danneggiarla. In che senso danneggiarmi? Ah sì. Su via, che cosa vuole che sia? Non morirà di certo. Tutto passa. E poi non vorrà stare tutta la vita senza bere. Tutta la vita. Appena uscito di qui andrò a bere ovunque. No, certo. Però ora sa la verità. Tutti i bicchieri d'acqua sono così. Cosa sta dicendo? Evidentemente lei non ha mai avuto la fortuna ed il privilegio di entrare in contatto con un bicchiere del genere, ma vede, i bicchieri sono tutti diversi. Alcuni agiscono rapidamente, pongono fine alla vita come se questa non abbia alcun valore, perché tale valore lo decidono loro, valutando attentamente come poterti umiliare e dilaniare. Altri sono più lenti, ti consumano dall'interno, limitandosi talvolta a qualche livido, qualche osso rotto, qualche zigomo scheggiato. Ti distruggono psicologicamente facendoti sentire inadeguato,
sbagliato, intorto, sempre. Ma non si deve preoccupare, non tutti sono così cattivi, poverini. Alcuni sono gentili, dissetanti. Alcuni ti apprezzeranno dalla strada, omaggiandoti con i loro sguardi, con i complimenti, con fischi di incoraggiamento. E tu ti dovrai sentire lusingato perché avrai finalmente ottenuto la loro approvazione, avrai superato la prova del loro giudizio. Altri ti insulteranno, ti daranno del poco di buono, perché volevi un semplice goccio d'acqua, perché avevi troppa sete, perché alla fine tu non sei nient'altro che una comparsa nelle loro importanti vite, ornata da quelle provocanti vesti che tanto dà loro soddisfazione e che giustifica il loro comportamento. Non tutti. Non tutti i bicchieri d'acqua sono velenosi. Ma non ti devi preoccupare, perché tutto ciò verrà dimenticato. Tu verrai dimenticato, dopo che la colpa sarà stata data a te, che non avevi un antidoto, che quell'acqua la volevi troppo, che non faceva tutto questo caldo. Perché alla fine, se scegli il bicchiere sbagliato, sei tu che hai scelto male.